Ciao amici, vabbè, amiche, visto. Mi sembra. No! Madu, stavo per spaccare una ciglia finta. Allora, il mio problema principale è che guardo sempre nella posizione sbagliata, ma non è un problema. Ma che impressione! Vabbè, comunque. Con la luce si vede meglio. Allora, partiamo dal presupposto che io mi sono truccata così per andare a fare la spesa con mia madre. Voi direte, sei scema, sei pazza? Questa è una roba da carnevale, da capodanno. Ma a me non mi interessa, cioè io me lo faccio lo stesso perché mi piace da. Ma vi si vede meglio questa luce? Io che cazzo ne so come lo vedete meglio? Vabbè, io la lascio la luce. Così vedo meglio anch'io nel mio super specchio. Ma vabbè, sti capelli fanno un po' ridere. Però non è un problema. Brufoli da sindrome premestruale. Occhio da cernie. Sembrano anche capelli finti, ma bellissimi i miei capelli finti, mamma. Vabbè. Bella. No, vabbè. Cioè, nel senso, alla fine mi sto truccando come farei tu. Riesco a parlare. Ma faccio impressionissima. A me mi sto truccando come se fosse senza telecamera. Tu. Allora, vi devo dire cosa uso. Io uso la palette di Sephora, questa qua che si chiude tipo a cubo. Oh Madonna. Poi uso questa palette. Che non so se, cioè non è di marca, però l'ho presa su eBay a 19 euro tipo e ci sta di brutto. Poi vabbè, matita di trico nera, eyeliner nero e ciglia finte rigorosamente dei cinesi, pagate 1,30 euro. E basta. Cioè il fondotinta vabbè di Kiko, niente di speciale. Quindi iniziamo. Non vi faccio vedere mentre metto l'eyeliner perché sennò mi emoziono troppo. Comunque iniziamo. Allora, in questo mi sono dimenticata di mettere la base per l'ombretto, quindi non lo devo mettere neanche di qua, onde evitare che venga una cosa diversa. Quindi metto su tutta la palpebra mobile una mescolanza, diciamo, di blu. Cioè un insieme di blu metto. Si sente uomini e donne, cioè no, anche uomini e donne, sì. Come si dice? 100 vetrine sottofondo. Cioè, è meglio se parlo, no? Sì, e comunque se ce la faccio, ste parti, le velocizzo perché io sono un po' lenta. Un po' lenta. Non c'è niente da ridere, però. Vediamo di velocizzarci. Ah, poi ovviamente dovete sapere che io ci vedo solo da un occhio. Se tipo ora voi dite, ah, che brava, si trucca con l'occhio aperto. Per forza mi trucco con l'occhio aperto perché se lo tengo chiuso non ci vedo più una minchia. Sostanzialmente. Ok. Quindi facciamo un archetto che va all'insù e arriviamo quasi fino alla fine. Ma quasi però, eh. Quindi abbondiamo questo blu in crema. Sembra uguale. Sì, brava. Ora prendiamo l'ombretto nero. Io lo uso brillantinato perché vabbè, io
i brillantini siamo una cosa sola e faccio la forma circolare intorno al blu. Che lo riprenda proprio da dentro, eh? Cioè, anche se passate sopra il blu non succede niente. Questa forma è tutto tranne che rotondo. Molto bene. Sì, abbastanza uguale. Bene. Che poi, se proprio volevo, devo dire due cose. Uno, sto nero è tutto meno che brillantinato, però vabbè. E secondo me, mente cosa? Io non sono molto capace a, cioè, nel senso, faccio questi trucchi un po' da scema. Ma tutto quello che so l'ho imparato sui tutorial di YouTube. Cioè, io non ho mai fatto scuole o roba del genere. Lì dobbiamo alzare un po' di più. Poi comunque contate che se vi sembra diverso, cercatelo di renderlo più possibile anche. Allora, se è uguale, ma a voi sembra diverso, cercate di magari farli diversi, ma farli sembrare uguali. Allora, non mi so spiegare bene. Tipo, la mia sopracciglia destra è più alta rispetto alla sinistra. Di conseguenza, sembra diverso il trucco, perché magari da una parte si avvicina di più all'arcata, dall'altra no. Quindi io magari questo lo tiro un po' più su. Per farlo somigliare di più all'altro, capito? Cioè, al momento a me sembrano uguali, però io sono un po' scema. Poi, io uso sempre questi robini qua. Allora, uso anche il pennello da sfumatura. Però se devo fare magari uno smoky, se devo fare questi no. E uso sempre questi, ma riesco a sfumare benissimo anche con questi. Io non so perché. Quelli di YouTube si compra tutti quei pennelli. Io riesco benissimo anche con questi. Ok. Accendiamo con il verde. Sfumiamo con il nero. Ok, appoggiamo un po' il nero che mi sembra. Poi ovvio. Si è impallato tutto, comunque stavo dicendo, oddio, mettiamo un po' più di qua che magari vedete meglio. Poi ovvio che ci sarà sempre un lato in cui vi sarà più facile modificare il colore e dall'altro in cui sarà un po' più complicato, però se siete alle prime
Invece dopo un po' che avete la mano va bene. Io provo a mettermi l'eyeliner, non mi sono mai firmata mentre metto l'eyeliner. Se fate delle facce strane ridete pure perché tanto riderò anch'io. E mi si impappolerà tutto, dovrò lavarmi la faccia e il tutorial finirà. Cioè con sto coso non mi posso vedere. Sì, beh, anche senza. Allora, il primo passo che faccio è così, una riga normale, dritta. Poi parto da questo angolino esterno e faccio una riga verso l'insù. E vado in base all'altra, ovviamente, non è che faccio righe a caso. Poi da questo puntino congiungo il tutto. Poi coloro. Poi vabbè, non usciranno mai uguali, però noi ci tentiamo. Ora prendo il mascara perché mi fa capire un po' di più. Devo andare super velocissima perché praticamente non ho spazio nel telefono e quindi devo fare un video velocissimo per spiegarvi gli ultimi passi che ho da fare. Quindi, allora, mi sono messa l'eyeliner convinta di stare registrando, quindi continuavo a parlare, ma il telefono si era bloccato. Però, ho messo praticamente la matita interna, però non solo dentro, lasciandola un po' fuori e collegandola all'eyeliner. Bei brufolotti. Poi, ho fatto una puntina, cioè credo sia semplicissimo, almeno con la punta dell'eyeliner. E adesso faccio questa esterna che non, cioè non è per... a me piace, ma anche se non la fate, il complesso è carino. Diciamo. Cioè carino, a me piace. Dopo se a voi non piace andate a fanculo. Si può dire queste cose su YouTube? Non lo so, però a me niente dico stesso. Ok, dai, non è proprio uguale, però vabbè. Infine, ciglia finte, armiamoci di pinzetta, colla per le ciglia finte e ciglia finte. Io cosa faccio? Sono un'unciona, quindi per cui metto la colla sul mio piano di lavoro, se così lo possiamo chiamare. Prendo il culo della pinzetta, come vedete. Prendo la ciglia finta con le mani, la piego un po'. Poi prendo col culo della pinzetta la colla e la metto sulla ciglia. Se riesco, sti passaggi li velocizzo perché non si può. Ok, dopo aver messo la colla
Io ne metto in abbondanza, che non si sa mai, tanto. Allora, vi dico, io di colla uso quella dei cinesi e non mi ha mai dato nessunissimo problema. Non so poi voi. Allora, la appoggio vicinissima alle ciglia. Ok, poi con la pinzetta sistemo la parte iniziale. Faccio un po' di pressione. Guardate. Ok, ora intanto che aspettiamo che si asciuga per bene, mettiamo il blush, che non lo posso mettere, scherzavo. E allora io, dipende, se ho il trucco leggero sugli occhi, uso a volte anche l'ombretto fucsia per far la pazza. Non lo trovo più. Comunque. Se no uso un color pesca o comunque perlatino. Perciò fatemi sistemare un attimo la frangia, così almeno. Così torno io. Aui, non si tira giù più. Come faccio? Sembra una gallina. Sembravo anche prima. Comunque il tocco finale poi è Madò, cioè adesso è tutta alta, raga, come faccio? Comunque stavo pensando di Madonna di farla crescere, cioè non così, di toglierla proprio, però poi si vedrà. Madonna. Quindi l'effetto finale. Questo. Io lo faccio giusto, però quando attaccate le ciglia magari non sono proprio nere nere sopra perché c'è della colla arretrata, la vedete? Io ci metto l'eyeliner così, cioè su un po' l'eyeliner, così poi rimane tutto easy. Giuro, voi non avrete capito niente di questo tutorial. Uno, perché sarà a pezzi. Ho finito. Due, perché comunque prendo questo pennellino che non trovo più. Prendo un po' di ombretto tipo argentino e lo metto qua dove le due codine si dividono. Perché così un po' brillantino ci sta. Quindi. Non so. Non è uno dei miei trucchi migliori, diciamolo. Però l'ho fatto, ci ho inventato oggi così al momento. Con la frangia brutta, cosa volete pretendere anche voi? Cioè la frangia alta, tipo. Avete presente quelli tipo anni 80? Vabbè, basta. Ciao. Credo che non farò mai più nessun video tutorial. Poi, comunque, a me piace. Ditemi cosa ne pensate. Come sto. E basta. E adesso vado a bagnarmi un po'. Oh Madonna, si era attaccata la pinzetta ai capelli. Vado a bagnarmi un po' la frangia per vedere cosa riesco a fare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.